Non posso mettere questa musica perché ha il copyright. Bella raga, bentornati in questo nuovo video. È da un po' che non faccio video, sì, quello è un altro discorso. Oggi volevo parlarvi di una cosa che mi è successa in questi giorni. E sì, come avrete visto dal titolo e soprattutto dalla miniatura, ho trovato un gattino. Il gattino in questione, o precisamente la gattina, è quella lì. Non voglio fare come quelli che tipo fanno 10 minuti di video e poi la fanno vedere negli ultimi 20 secondi, quindi ve la faccio vedere subito. Ecco qui l'amicetta. Guarda in camera. Ok, forse non gli piace tanto stare in braccio, però ora comunque vi racconterò la storia. Sicuramente l'avrete già vista se mi seguite su Instagram, quindi se non mi seguite, momento spam. Questo è il mio nome, trovate il link in descrizione. Allora, semplicemente, una sera sono uscito con dei miei amici, no? E come la maggior parte delle sere. Al ritorno, quindi verso le 23:40, passando vicino a un cespuglio, ho sentito miagolare e subito ho capito che era un gattino piccolo. Quindi, insieme ai miei amici, insieme al mio amico con cui stavo tornando, ci siamo avvicinati appunto a questo cespuglio. Ci siamo messi appunto a cercare questo gattino, questa gattina. La prima mezz'ora è stata davvero una roba faticosissima perché più che altro sentivamo il gattino, ma c'erano appunto questi cespugli pieni di rovi e quindi era difficilissimo entrarci. E il gattino miagolava e per tipo 10 minuti non miagolava più, quindi lo sentivamo una volta, il gattino si spostava e miagolava da un'altra parte e quindi era davvero una tortura. Dopo un po' ho guardato appunto il mio amico e ho detto: vabbè, che famo, chiamiamo i pompieri. Solo che ero indeciso perché ero lì che pensavo: magari li chiamo e non riusciamo a trovarlo, oppure magari li chiamo e la cosa brutta che pensavo magari che fosse già. E quindi, vabbè, dopo circa un'oretta ho deciso di chiamare i pompieri, che sono arrivati dopo mezz'ora dopo che li ho chiamati. Alla fine, in realtà, sono riuscito a prenderla senza l'aiuto dei pompieri. È la prima volta che sono entrato nei rovi. È stata davvero un'impresa assurda perché stavo per rimanere bloccato e stavo pensando tra me e me che faccio, i pompieri li ho chiamati per salvare me o il gattino. Ma comunque poi sono riuscito ad uscire e dopo circa un'altra mezz'oretta sono riuscito appunto a prendere il gattino, ma con l'aiuto di altri amici che sono venuti. Perché lì, raga, era tutto in discesa e quindi se fossi scivolato sarei caduto in un fiume perché lì davanti c'era proprio un fiume sotto quella discesa. E quindi avevo paura più che altro che il gatto cadesse nel fiume e lì sarebbe stato davvero un casino. E vabbè, quindi i miei amici abbiamo fatto tipo una roba come, non so come chiamarla. Cioè, loro mi hanno tenuto da una mano facendo una specie di corda, una specie di scala. Ha cagato? E vabbè, raga, sentite, la storia più o meno l'avete capita. Non voglio stare qui a prolungarmi. Sono sicuro che della gattina volete sapere il nome perché ho fatto un post, mi avete lasciato tipo quasi 400 like, che è una roba assurda nei miei post di YouTube. Quindi avevo capito subito che volevate appunto sapere tutto di sta gattina. La gattina, raga, si chiama Nessie. Nessie non. In realtà il significato è che pensando alla storia, parlando con mia sorella, appunto, abbiamo pensato a Nascondino. E Nascondino però non mi piaceva tanto, quindi ho detto Nascondino, ma mi è venuto subito in mente Nessie. Allora ho proposto Nessie a mia sorella, ci siamo guardati e mi hanno detto perfetto. E niente, e riecco qua il micetto. E riecco qua il micetto. Sembra che la sto strozzando, ma non è così. Niente, raga, comunque il primo giorno che l'ho portata a casa era davvero impaurita tantissimo. Cioè, proprio che non si faceva toccare. Si nascondeva tipo sotto il letto, dietro l'armadio. Era davvero un'impresa trovarla. Usciva solo per mangiare. Però subito dal secondo giorno, secondo barra terzo giorno, ha iniziato a, esempio, dormire sul mio letto e a farsi coccolare abbastanza. Il secondo giorno l'ho portata ovviamente subito dal veterinario per vedere se aveva qualche problema o qualsiasi altra cosa e mi ha assicurato appunto che era una femmina e che non era selvatica. L'unica cosa, ragazzi, che ha un taglio dietro la gamba sinistra, mi pare, sì. Non so bene come se lo sia procurato, ho paura magari di averglielo fatto io mentre la tiravo fuori dai rovi. L'importante è che sono riuscito a trovarla. Ora sta benissimo. Anzi, forse sta troppo bene perché rompe davvero un casino alle palle. Mangia, caga, piscia, fa tutto quello che deve fare un gatto. E niente, siamo arrivati alla fine di questo video. Non so cosa dirvi d'altro. Se volete sapere altro, commentate con la domanda che volete farmi e cercherò di rispondervi a tutti. Comunque, niente, lei è Nessie. Forse un po' spaventata. Vabbè. Da me e da Nessie un po' spaventata è tutto, quindi la lascio perché almeno non si spaventa troppo. È tutto. Grazie per la visione.
Comunque so che molti di voi stanno aspettando gli skate vlog, infatti ora vi dirò cosa è successo e perché non ne ho portati altri. Come ben sapete c'è stato il lockdown e dopo il lockdown ci sono state delle norme per cui non si poteva andare negli skatepark, nei parchi e queste cose. E anche se fosse stato aperto lo skatepark, comunque non potevo andarci perché era in un'altra regione. Vabbè, ora si può andare, hanno aperto i parchi. Comunque quello è stato sempre aperto, però appunto meglio evitare cazziatoni vari e queste cose. C'è stato un giorno in cui ho detto, cavolo, oggi voglio andarci, solo che poi è iniziata una pioggia per un botto di tempo, quindi lo skatepark era completamente bagnato e non c'era possibilità di skateare e ovviamente di registrare. Comunque dal 19 andrò allo skatepark, quindi registrerò, torneranno gli skate vlog ogni sabato, quindi settimanali. E vabbè, lasciate un bel like, condividete il video se vi piace il gattino, la gattina. Raga, ci vediamo in un prossimo video, iscrivetevi se non siete iscritti e bella raga.